Grazie Gennaro, io do innanzitutto il benvenuto al nostro ospite di oggi, Amerigo Vecchiarelli, che sicuramente è un volto conosciuto a TV 2000 perché è un po' il decano dei giornalisti, il caporedattore delle news, del telegiornale. Benvenuto Grazie Amerigo. Gabriella, ben trovata. Grazie dell'invito. Allora, come probabilmente già saprete, le parole dei grandi, grandi parole, l'idea è quella di raccogliere grandi e piccoli attorno al senso, al significato delle parole alte, delle parole importanti come coraggio, speranza, lealtà. Ogni settimana scegliamo una parola a sorpresa e in punta di piedi la portiamo in mezzo a gruppi di bambini di 10 anni e chiediamo loro di raccontarcela, di illustrarcela. Poi domandiamo ai grandi, agli adulti, come spiegherebbero quella parola, quella stessa parola a un bambino. Frulliamo gli ingredienti e il nostro ospite in studio ha il compito, non sempre facile, di unire questi due mondi, quello dei grandi e quello dei piccoli, e quindi aiutarci a vedere le cose in modo diverso. Ma come sempre, a rivelare la parola di oggi saranno i piccoli, i più piccoli tra i piccoli. Devono fare perché glielo dice uno più grande. Senti, tipo, mio fratello mi fa arrabbiare, io mi arrabbio. E no, non gli do rispetto. Ricordati, Enrico, tutte le volte che incontri un vecchio cadente, un povero, una donna con un bimbo in braccio, uno storpio con le stampelle, un uomo curvo sotto un carico, una famiglia vestita di lutto, cedile il passo con rispetto. Noi dobbiamo rispettare la vecchiaia, la miseria, l'amor materno, l'infermità, la fatica, la morte. Allora, Amerigo, la parola l'hai sentita, è rispetto. Una Beh, è parola importante, che importante, regola la grande. nostra vita, regola i nostri rapporti, fin da quando siamo piccoli. È una parola che ci viene insegnata un po' con le buone maniere, con la buona educazione e un po' con l'esempio, devo dire, con quello che vediamo intorno a noi. È una parola che ha sue evoluzioni a seconda delle fasi della vita in cui uno si trova a vivere. Quando si è bambini si ha rispetto per alcune cose, per alcuni valori, e quando si cresce mano a mano se ne cominciano a trovare altri. E io non te la faccio ancora spiegare, però, perché prima la facciamo spiegare a loro. Però, Amerigo, tu dicevi sì, è una parola che si apprende dai bambini. Io pensavo anche al colore di questa parola, no? Abbiamo cominciato con sogno, sogno è una parola multicolore, rispetto forse al colore argento, non so se sei d'accordo. E Sì, comunque, sì, sì. è Sì, una parola che pesa, un po' è una come parola che l'argento, pesa, è eh. forse argento, ma anche a volte rosso, a volte Sì. anche bianco. A volte anche rosso, e vedrai che questo rosso è come un semaforo, un po' ci servirà. Vediamo un po', dai, Allora, vediamo cosa vediamo dicono i più che piccoli. cosa dicono. Prima però gli adulti sul rispetto e poi subito dopo, finalmente, loro, i bambini. Il rispetto è una cosa importante, Fondamentale. fondamentale. Il rispetto. Ma io non so come glielo devi spiegare, però il rispetto è una grande parola, che nessuno più la opera. Però. Il rispetto è finito. La stima delle persone più grandi, ad esempio. Quando ascolti quello che ti dicono e prendi in considerazione questa cosa e poi la fai. E quando qualcuno vorrebbe essere trattato come vorresti essere trattato altrettanto tu. Non trovare differenze con gli altri e poi se è rispetto verso una persona più adulta è un'altra cosa, poi il rispetto verso le differenze è un'altra, bisogna vedere che tipo di rispetto. Scuola mia è di Mila, la maestra ogni giorno scrive la guida, la nostra guida, c'è una specie di parola che ci aiuta ad aiutare le persone. L'ultima volta ha scritto quello che dai ottieni. Allora, secondo me uno deve avere rispetto per le persone grandi o anziane perché hanno più esperienza rispetto a te e quindi possono insegnarti cose molto utili e tu non le devi trattare male. Rispetto comunque è qualcosa che unisce come un segreto due persone perché
Se tu rispetti quella persona puoi diventare amico, puoi condividere le sue idee e possiamo sempre fare qualcosa con loro. Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Perché secondo me in confronto con altri bambini, altre persone che non hanno le tue stesse idee, devi proporgli la tua idea, ma non devi continuare a dirgli, cioè non lo devi invadere troppo con le tue idee. Se vuoi che qualcuno faccia una cosa per te, devi accettare anche il fatto che tu faccia una cosa per gli altri, quindi devi rispettare le altre persone in questo modo anche. Per me il rispetto è un aiuto che fai verso un altro, per esempio se qualcuno ti chiede una cosa tu lo aiuti e quindi lo rispetti. Allora, Merigo, loro ce l'hanno detto in mille modi diversi. Adesso ce lo dici tu, però. Che cos'è il rispetto? Che significa questa grande parola? Guarda, io non pretendo di avere, come dire, in mano la soluzione a questo problema, perché i bambini hanno messo in evidenza quello che si dovrebbe fare o quello che si prova a fare tutti i giorni, perché il rispetto viene dalla convivenza, dallo stare insieme, uno con l'altro, e si impara a stare insieme. Io mi sono andato a vedere quello che dice il vocabolario sul rispetto. È il primo passo, il migliore. Il vocabolario della lingua italiana dice che intanto il sentimento è un sentimento, il rispetto è un sentimento. Qui si è parlato anche di buone maniere, di darsi da fare, di ascoltare, di vedere. Un sentimento verso chi riteniamo degno sia degno di rispetto, deferenza verso i nostri superiori, è un sentimento che ci induce a riconoscere i diritti e la dignità dell'altro, è l'osservanza scrupolosa delle norme, delle regole, è riguardo, avere considerazione e rispettare il punto di vista. Quindi c'è il rispetto dell'ambiente, c'è il rispetto della scuola, c'è il rispetto delle norme, c'è il rispetto del codice della strada, c'è il rispetto del codice penale, c'è il rispetto della persona, delle opinioni. Però quello che mi sento di dire, che cosa non è il rispetto? Benissimo. Il rispetto secondo me non è un baratto, non è solo un tu dai una cosa a me, io do una cosa a te. Io. Il rispetto non è uno scambio alla pari, perché non ci può essere rispetto se soltanto si sta calcolando quello che uno può avere e quello che uno può ricevere. Il rispetto non è chiedere agli altri di adeguarsi al tuo modo di pensiero. Il rispetto è fare e dare la possibilità che l'altro abbia la possibilità di vivere in libertà. Il rispetto, quindi, Amerigo, in un certo senso è un dono gratuito. Mi piace moltissimo sentire quello che ci stai offrendo, perché l'adulto, qui io ci tengo a dirlo, ha un compito difficile, anche perché spesso c'è una tale disparità tra quello che dicono i bambini e quello che così su dei piedi pretendono di spiegare loro grandi. I bambini imparano il rispetto. I bambini crescono con il nostro esempio nel rispetto, con le nostre regole del rispetto, ma poi dovranno fare i conti loro stessi con che cosa vogliono rispettare, che cosa secondo loro è degno di essere rispettato. E adesso lo sentiremo, e comunque Amerigo sta riscattando gli adulti, la categoria degli adulti, e passando un po' di tempo con questi bambini e ragionando sul rispetto, perché poi più che le risposte erano le domande ad essere importanti, abbiamo pensato, ci siamo accorti che per loro ci sono delle persone, tu dici il rispetto non è un calcolo, che però meritano il loro rispetto più di altre. Vediamo quali. Le persone che rispetto di più sono le persone che mi rispettano, che hanno rispetto nei miei confronti, che non fanno solo di testa loro, che quindi rispettano le leggi e non contrastano sempre le opinioni degli altri. Rispetto anche mia sorella, che è più piccola di me, anche se lei un pochino non mi rispetta, ma io comunque la rispetto. A rispettare tutti, però le persone che ti rispettano a te, tu le devi rispettare più degli altri. Io però magari quando scherzando tra noi amici, tipo io e Michele e Lorenzo, quando ci prendiamo in giro non è perché non ci rispettiamo, quindi il rispetto può essere anche certe volte una presa in giro, ma non perché questa persona mi sta antipatica e la prende in giro, ma per una forma di scherzo, quindi il rispetto non deve sempre essere una cosa così rigida. Allora, Amerigo, il rispetto non deve essere mai una cosa, non deve sempre essere una cosa così rigida, diceva uno dei bambini. Però a me interessa, avendoti qui, no? Sapendo che tu tutti i giorni ti misuri anche con
il dovere, diritto di informare anche con una redazione, con dei colleghi. In generale, guardandoti alle spalle, chi sono le persone che Amerigo Vecchiarelli rispetta di più? Chi sono stati i tuoi maestri, quelli che hanno trasmesso a te il senso del rispetto? Ma guarda, c'è da fare una distinzione su questo, perché c'è per esempio un rispetto nei confronti della mia famiglia che è naturale ed è, come dire, conseguenziale a quello che ho ricevuto. È un rispetto verso l'autorità di mio padre, è un rispetto verso l'esempio che lui mi ha dato. E poi c'è un rispetto che nasce però dal più profondo e che questo ha maturato via via nel corso degli anni nei confronti delle persone dalle quali ho ricevuto soprattutto amore. Cioè, le persone che mi hanno amato di più sono quelle che rispetto di più. E le rispetto perché cerco, a modo mio, di contraccambiare questo amore. Perché secondo me il rispetto, se non fa questo salto, se si ferma soltanto alla norma, alla formalità, resta sì un rapporto a due, formale, di rispetto appunto, vuota. Però non entra mai nel sentimento delle persone. I bambini rispettano perché amano, ancora hanno questa apertura. E quando si diventa più grandi, quando i filtri si fanno ancora più forti, più duri, poter superare questo e capire chi veramente è degno di rispetto, chi è veramente è degno della tua fiducia, lo capisci quando ricevi altrettanto questo, quando trovi qualcuno che ti ha dato la possibilità di aiutare, ti ha aiutato a crescere, ti ha aiutato a fare un passo in avanti, ti ha accolto anche quando, riscontrando la tua povertà, i tuoi sbagli, ha saputo chiudere gli occhi, metterti una mano sulla spalla e dirti andiamo avanti, ricominciamo. Questo anche è rispetto. E queste sono le persone più degne di rispetto. Per quanto mi riguarda, e questo tutte comunque allo stesso modo. Infatti la cosa più difficile, io lo dico spesso anche ai miei colleghi, Gennaro e Testimone, non è tanto il lavoro che facciamo, quanto il rapportarsi con le persone, fare in modo che il lavoro non sia soltanto un modo di rapportarsi su fai questo, fai quello, come dice il centurione, posso dare ordini e riceverli, ma è qualcosa di più, che va oltre anche lo stretto dare ordini o ricevere indicazioni. Io mi sento di concordare pienamente con te, tra l'altro pensavo a questo, al lavoro e al rispetto, e a quando lo fai con il rispetto mentre ascoltavamo non prima. Non ci sono grandi gesti per esigere rispetto, basta essere presenti sempre in qualche modo, e anche fare bello, un passo indietro. È bello il discorso che facevi sull'amore, ma dicevo che prima ascoltando, no, avevamo il giurista, Ichino, parlavamo di lavoro, io pensavo a quanto il lavoro e il rispetto poi debbano avvicinarsi. Ora però, prima tu dicevi, io dicevo una parola color argento, tu dicevi magari anche rossa, rossa come un semaforo, cioè il rispetto per le regole, i bambini la fanno suonare estremamente semplice, liscia come l'olio. Ascoltiamoli. Vediamo un po'. Senza le regole sarebbe un mondo catastrofico. Le regole sono una forma di rispetto, perché rispettando le regole lo rispetti anche gli altri, per esempio le regole sull'ambiente e le regole sulla pulizia delle strade. Rispettando le regole ti fai anche una buona reputazione. Non sappiamo ancora tutte le regole, ancora tutte le leggi, quindi noi rispettiamo quelle che sappiamo. Quindi se noi facciamo una cosa sbagliata, cioè alla fine non è proprio colpa nostra, perché anche noi bambini dobbiamo cercare di rispettare al massimo, però no, ci devono spiegare quali sono per poi rispettare le regole. Secondo me le regole sono importanti, ad esempio se uno non le rispetta, anzi se tutti le rispettassero sarebbe molto più semplice, perché non ci sarebbero tutti i litigi tra persone, perché magari una la pensa in un modo, un'altra persona in un altro modo. Purtroppo molte persone non le rispettano e io penso che vanno rispettate sempre le regole. Io concordo con quello che hanno detto loro, perché se noi non rispettiamo le regole non si potrebbe vivere nel mondo. Allora, sembra incontrovertibile per i bambini, senza regole non possiamo assolutamente vivere, sembra facile, qualche volta le infrangono e ne sono consapevoli, però hanno sempre ben preciso il senso della regola che hanno infranto. Adesso io chiamo in causa anche Gennaro, poco fa l'hai tirato dentro tu, e vi chiedo, ma come mai per esempio nel nostro paese sembriamo così refrattari al rispetto per le regole? Non so chi nell'ordine dei prima due il caporedattore. Prego, prego Gennaro. Ma insomma, qualche volta vengono date spiegazioni un po' colorate, ma secondo me poco credibili.
quelle che mettono per esempio in contrapposizione la fantasia con il rispetto. Cioè, noi siamo fantasiosi, non siamo precisi. E questo secondo me è una cosa inascoltabile. Forse manca probabilmente un po' di cultura del rispetto e cultura delle regole. Da questo punto di vista mi sembra che comunque sia importante da un lato il compito educativo, dall'altro sia molto importante l'aspetto delle relazioni. Mi colpiva quello che diceva lo stesso Amerigo prima, quando a proposito di rispetto parlava insomma di comportamenti, lo diceva per esempio rispetto alla redazione. Io posso testimoniare, insomma sembra anche fin troppo facile dirlo qui in diretta, in trasmissione, posso testimoniare che Amerigo non è un caporedattore autoritario, e questo dal mio punto di vista è un elemento che me lo fa rispettare di più. Cioè insegnare il... personalmente, insomma, io rispetto, mi piaceva tantissimo quello che diceva quel bambino, no? Rispetto come non invadere troppo con le tue idee. Secondo me quella è una chiave importantissima. Allora, Amerigo, e tu? Siete tutte e due padri. Noi siamo invasi dalle regole, ecco, Gabriella. Però, senti, Amerigo, ti devo interrompere per dirti. Tu sei padre di due bambini di 13 e 16 anni. Allora, a Gennaro questa domanda non la faccio, perché Gennaro è piccolino. No, invece la voglio, Gabriella, dopo questa domanda. La voglio, che devo dire una cosa. Però a due anni è ancora troppo semplice. Come insegni? Quale tipo di testimonianza dai ai tuoi figli per infondere loro il senso del valore e del rispetto? Ma io provo a stare nella verità, Gabriella. La verità è anche mostrare tante debolezze. E questo a volte sicuramente fa vedere ai nostri figli quello che siamo realmente. Io spesso e volentieri mi è capitato di chiedere perdono ai miei figli. Importantissimo. Per quello che ho fatto, no? Per come mi sono comportato con loro. E devo dire che questo l'hanno recepito. Io ho vissuto una situazione con mio padre in cui il rapporto con i nostri genitori, ormai cioè i capelli bianchi, insomma, erano fatti a modo loro, non avevano tanta... affabilità nello stare con... Io non ricordo a volte tanti abbracci né tante carezze. Invece questo non voglio farlo mancare ai miei figli, perché anche questo credo che sia parte del rispetto. Però loro, per esempio, quando sto in macchina mi dicono: papà, ma non si passa col rosso? Papà, non si passa a destra? Hai fatto bene il tuo lavoro. Allora, mi mette in crisi, Amerigo, perché noi qui nel Cuore dei Giorni, tra qualche giorno, ci occuperemo del rapporto padre-figlio. E come faccio a non richiamarlo? Perché come facciamo a non richiamarlo con noi per questo? Ma ognuno... Senti, Gabriella, però devo dire una cosa piccolissima, perché non è vero che mio figlio ha solo due anni. Però il problema del rispetto anche nei confronti di un bambino così piccolo è fondamentale. Mi colpiva ancora una volta una cosa che aveva detto uno dei bambini, quando diceva: rispettiamo quello che sappiamo, aiutateci. Questo è il momento, secondo me, con un bambino così piccolo, di fargli capire, per esempio, quali sono le regole, anche per non mettersi semplicemente in pericolo. Probabilmente sì. Allora, tu dicevi far capire loro che siamo anche deboli, che non siamo perfetti. Sentite che cosa dicono i bambini quando riflettono su come ci si fa rispettare. Per farmi rispettare, intanto rispetterei gli altri e poi mi farei rispettare facendo anche cose gentili per gli altri. Per meritarci il rispetto bisogna, uno, rispettare gli altri, due, non offendere. Siccome anch'io certe volte non rispetto gli altri, cerco di farmi rispettare cercando di non prendere più in giro, anche se mi sento in bisogno, perché gli altri mi prendono in giro. Uno, per farsi rispettare, deve essere buono in tutti i casi, in qualsiasi caso, con una persona. Per farci rispettare dobbiamo sia rispettare gli altri, rispettare le loro opinioni e quello che vogliono fare, sia però essere anche un po' rigidi con loro. Quindi non fare solo quello che vogliono loro, far vedere anche che il carattere è abbastanza forte. Per farmi rispettare, quando certe volte alcuni mi prendono in giro, li prendo in giro a loro volta, cioè non è che li prendo in giro così, non li ascolto, li ignoro, come si dice. Rispettare la mia persona, come sono io, devo accettare il fatto che io sono in quel modo, che faccio, che mi piacciono quelle cose. Se
tu vuoi, per esempio, vuoi avere un'amica, però quella, tua, quella persona che vuole essere tua amica, cioè che tu vuoi che sia tua amica, è diversa da te, ha il carattere diverso. Tu non devi farti sembrare con quel carattere, tu devi far sembrare il carattere che hai, perché il carattere che hai è unico e quindi nessuno ti può prendere il carattere. Hai visto, Amerigo, e in fondo queste due ultime bambine dicevano un po' quello che dicevi tu, cioè noi siamo come siamo, quindi anche con le nostre debolezze e non ci possono prendere il carattere. Però c'è anche un bimbo che a un certo punto, un bambino, bimbo per carità, non lo vogliono sentire, sì, che tirava fuori un argomento importante, autorevolezza, dire rigore. No, dire no. Qualche volta per avere il rispetto, per mantenere il rispetto bisogna dire no. Bisogna dire no agli altri, ma bisogna dire no anche a noi stessi. Alle nostre, ai nostri desideri e alle nostre voglie. Il no è fondamentale, bisogna essere educati a dire no, a ricevere dei no e anche a darli, anche quando può costare sofferenza sia per noi stessi sia alla persona a cui lo stiamo dando. A volte anche questo è chiedere rispetto e mantenere il rispetto. Ed è spesso difficilissimo. Quando parliamo di rispetto mancato nei confronti dei bambini, spesso pensiamo a paesi in cui l'infanzia è negata, no? Bambini ridotti in schiavitù, bambini che fanno soldati, bambini che lavorano, non vanno a scuola, o anche a condizioni di miseria nella nostra società, di emarginazione. Però anche nell'accezione più semplice del rispetto, se sentite i bambini, questo rispetto nei loro confronti non è poi così scontato. Secondo me a volte non siamo proprio rispettati dei grandi, per esempio quando non ascoltano o non prendono in considerazione le nostre idee. Ci sono molti grandi che non rispettano le tue idee e non ti fanno quindi esprimere opinioni e quindi in certi casi, per esempio, non mi sento né ascoltato né rispettato. Io non mi sento rispettata dai grandi quando magari io dico qualcosa e i grandi mi fanno sempre devi stare zitto perché sono molto chiacchierona. Uno non si sente rispettato quando, per esempio, o alle spalle o davanti a lui si dicono cose brutte di te stesso. Allora lì tu non ti senti per niente rispettato, perché cioè, non va trattata una persona così. Secondo me certe volte i grandi ci rispettano, ma certe volte, per esempio, quando io sto mettendo in ordine la camera e voglio metterla in ordine come voglio io, loro non mi rispettano e dicono no, quello va di là e quello va di qua. A volte mi sento rispettato come vorrei, perché non mi ascoltano a volte. Certe volte molto spesso i genitori, cioè gli adulti ci rispettano perché hanno più esperienza e sanno per il nostro bene che ci dicono di non fare alcune cose, mentre certe volte non ci rispettano. A scuola un po' non ci rispettano in verità tutta la classe, perché ci fanno stare qualche ora sedute sui banchi e in giardino ci fanno giocare con le palette. Il secchiello. Non so se questo è ragionevole, però. E qui, Amerigo e Gennaro, i bambini mi hanno colpito moltissimo, perché secondo me, e porgo a voi questa riflessione, quello che cercano di dirci è rispettateci nel senso di guardateci come noi veramente siamo. E penso che questo tema del riconoscimento, dell'essere propriamente riconosciute, valga per loro quanto per noi adulti e non sia sempre così scontato. Non c'è dubbio. A volte il nostro crescere in qualche modo ci fa dimenticare come eravamo, no? In fondo poi il Vangelo ce lo dice, se non diventerete come bambini. Quindi è un invito comunque a mettersi un po' al loro livello. A volte noi pensiamo di abbracciare e invece stritoliamo, vogliamo fare una carezza e invece diamo un pugno. E a volte lo facciamo anche nei confronti dei nostri figli. Non ci sono genitori perfetti, Gabriella, no. Questo lo sai. È chiaro che si fa tutto in buona fede. Però quello che supera, e forse questo potrebbe essere la chiosa, è che al di là di questo ci vuole tanto amore. Perché solo facendo il passo, andando dall'altra parte, cioè non fermandosi al solo rispetto della presenza dell'altro, ma amandolo così come egli è, così come vorrebbe essere amato, diceva Don Bosco, se noi amiamo così le persone come desidererebbero essere amati, il rispetto viene da solo.
Io sono d'accordissimo con Amerigo e secondo me questa cosa va insegnata da subito, me ne rendo conto con un bimbo piccolo, perché no, è giusto. Proprio nel momento in cui uno cerca all'urgenza, per esempio mio figlio è molto ha una personalità piuttosto spiccata, per cui sentiamo fortissima la necessità di dire subito dei no, soprattutto alle cose appunto pericolose o comunque quelle che giudichiamo molto diseducative, però allo stesso tempo per essere credibile nei no che gli diamo io e mia moglie abbiamo la sensazione di doverlo rispettare per quelli che invece sono sì possibili, cioè non essere prepotenti noi, trattarlo come un soggetto di diritto, non uno che è a nostra disposizione, per cui se lui vuole fare una cosa e ne voglio fare un'altra, io se posso tengo in considerazione, se non ci sono cose che mettono insomma motivi seri per dire no, si dice sì, perché quella è una persona piccola che ha dei diritti e vuole essere rispettata. Sì, allora, concludendo sulla parola rispetto, c'è una cosa che voglio dire, che secondo me... Te la posso lasciar dire dopo una cosa? Scusate, sì. So che quelli di studio... Ci ha ispirato molto, no, rispetto. No, voglio dire una cosa sola, abbiamo parlato di amore, poi ti sì, lascio l'ultima sì, parola. Però, assolutamente. Se proprio devo dirla tutta, prendendo un po' le parole, quelle che restano per sempre, quelle della Bibbia, la parola amore dice questo, e forse in tutto questo c'è il rispetto, che l'amore è paziente, è benigno, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia, non cerca il suo rispetto, non si interessa, non manca di rispetto, tutto sopporta, tutto spera e non avrà mai fine. Ecco, io quello che volevo dire lo dirò la prossima volta, no. Perché con una conclusione così no. Non ho niente da aggiungere. No. Grazie Amerigo, grazie Gennaro per grazie la sua ospitalità. Voi.